La svolta delle isole Barbados ai Caraibi. Escono dal Commonwealth britannico e diventano Repubblica parlamentare. Una rivoluzione che coinvolge tre donne. Anna Paola Ricci. Sono tre donne a segnare il passaggio epocale che sta vivendo in questi giorni Barbados, che passerà da ex colonia britannica a Repubblica autonoma. Tra poco più di 24 ore il potere passerà da Elisabetta II, regina d'Inghilterra e capo del Commonwealth, alla governatrice Sandra Mason, eletta il mese scorso presidente della Repubblica. Un passaggio di poteri rafforzato anche da una terza donna, la premier Mia Mottley, che si è fatta conoscere alla COP26 di Glasgow per il suo appello accorato ai paesi ricchi della terra. L'aumento di temperature a 2 gradi è una condanna a morte per il popolo di Barbados. For the people of Samoa and Barbados. Addio a Sua Maestà. Saranno loro due a traghettare Barbados fuori dalla crisi economica. L'ex gioiello zuccherato della corona, chiamato così per la ricchezza delle sue piantagioni di canna da zucchero, è stato messo in ginocchio da catastrofi naturali indotte dal cambiamento climatico e dal Covid, che ha polverizzato il turismo, fondamentale per l'isola. Ora si aprono nuovi scenari. Sullo sfondo la Cina, già presente con numerosi investimenti e un'attenta diplomazia di aiuti. Il gioiello di zucchero, per le potenze non amiche di Pechino, potrebbe trasformarsi in veleno.